La protesta dei lavoratori torna in piazza, chiedono risposte. I lavoratori diretti dell'indotto della centrale Enel di Cerano non è esclusa una ulteriore forma di protesta ancora più intensa nei prossimi giorni. L'incertezza in particolare sulle tempistiche preoccupa i sindacati anche dopo l'incontro con il ministro Pichetto Fratin. Al ministro abbiamo chiesto di farsi garante di un percorso condiviso con il governo che dia e restituisca a Brindisi opportunità di lavoro, che dia risposte sociali, perché la situazione è davvero drastica e drammatica. La gente qui presente è stata stamattina qui sotto il sole perché non ne può più, ha bisogno di risposte certe e fino a quando non avremo delle risposte certe, precise e puntuali rimarremo qui perché non è possibile che da qui, da Brindisi, non arrivi ai tavoli nazionali la voce di difficoltà di un tessuto sociale che ha paura di perdere il proprio posto di lavoro. Il ministro ha fatto una dichiarazione che è quella che i benefici della reindustrializzazione non si vedranno prima del 29-30. È chiaro che per noi questo non può essere accettabile, o quantomeno la transizione deve essere governata affinché tutta la forza occupazionale che fino ad oggi impiegavano le varie industrie brindisine siano ricollocate nei tempi più brevi o comunque attraverso un percorso di formazione per quello che devono essere il nuovo know-how da mettere in campo e le nuove conoscenze formative nelle nuove attività che dovranno essere, i nuovi progetti che dovranno essere in sostituzione di quello che c'è oggi.